19 marzo. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Ebrei 3:7-8. Cuori sensibili. La durezza del cuore non è caratteristica esclusiva di persone ribelli o che negano Dio, ma piuttosto di quanti ascoltano la parola di Dio senza viverla. Il primo pericolo per l'indurimento del cuore sta nell'ascoltare e non mettere in pratica. Giacomo 1:23-24. Non mettere in pratica la parola, dopo che essa ha scaldato l'anima, causa una vita cristiana tiepida e sempre meno sensibile alla parola di Dio. Il secondo pericolo è aver fatto una conversione mediocre. Probabilmente sei stato attratto dal Signore, magari perché ne avevi grande necessità. Avrai pensato che forse Gesù ti avrebbe potuto aiutare, ma la tua vita non è davvero cambiata. Ti accontenti di sapere che Cristo può ogni cosa, ma non lo lasci agire in te? Se è così, stai indurendo il tuo cuore. Terzo pericolo. Un pentimento altalenante. Faraone ne è un tragico esempio. Si pentiva, ma subito ritornava ad indurire il cuore. Non ci si può pentire a fasi alterne. Il vero ravvedimento è un abbandono dei peccati istantaneo e definitivo che porta pace duratura. Se non è così, stai indurendo il tuo cuore. Non ti accontentare di piccoli cambiamenti. L'unico vero rimedio è andare a Gesù per essere trasformati totalmente. Puoi leggere la meditazione dall'app disponibile per App Store, Google Play e App Gallery.